Una confessione chemin nessuno si sarebbe aspettato. Paolo Bonoli l'a fatta in occasione dell'uscita della sua autobiografia Perché parlavo da solo, particolare indite della sua vita. Il conduttore, probabilmente uno dei più amati della televisione, ne ha parlato, anche per il grande Freddie Mercury. Paolo Bonoli racconta infatti che il cantante dei Queen avrebbe addirittura mosso delle ventre nei suoi confronti durante una scena. Paolo Bonoli, suo accento grave, raccontato al pubblico a 360 gradi, in una lunga intervista concessa a TV Sorrisi, canzoni suo accento grave, soffermato su tanti aneddoti curiosi, tra cui il primo incontro con Freddie Mercury, il cantante conosciuto nel 1985 chemin, stando al parole del conduttore, avrebbe provato addirittura ad approcciarlo, lo incontrato a 25 anni da una cena a Londra. Iniziamo a chiacchierare. Dopo un po' capì che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte. Paolo Bonoli ha raccontato anche come avrebbe spinto le avance del cantante. Freddie adorò la sua musica, la trovò fantastico. Ma davvero? Non è grave roba per me. Avrebbe risposto Bonoli al cortegamento della stella dei Queen. Una storia ci ha strappato più di una risata. Non la prima né l'ultima ci farà nascere sulla labbra. Paolo Bonoli compenso che lo conosce da tempo. La sua carriera inizia da lontano. Inizia giovanissimo quando un programma in Rai con la trasmission per Gazi 3, 2, 1, cantato. Dopo pochi anni passa a Mediaset per tornare alla Rai per poi ripassare il 1996 a Mediaset con il programma Tira e Molla. Tanti i formati televisivi che Paolo Bonoli ha condotto nel corso della sua carriera. Se ne contano circa 40, tra i quali Scherzi Apart, Avanti un Altro, Domenica Rin, Ciao Darwin, Kai Ha Incastrato Peter Pan, e Il Senso della Vita. Conduttore di successo chemin ha fatto ridere milioni di italiani nel corso di questi lunghi anni. Come ha svelato durante l'intervista, Paolo Bonoli avrebbe sofferto di balbusi, soprattutto grazie alla recitazione alta di 12 anni. Nel 2010 lo stesso conduttore italiano ha battuto il record del maggior numero di parole proferite in un minuto, ben 332. Attualmente vive a Roma in una zona abitata da tanti altri VIP come il Lingotover Flaminio.